Eccoci qui, buongiorno. Come vi avevamo anticipato l'altro giorno, siamo qui con la nostra diretta. Il 28 di dicembre 2017 siamo a Planche-Cruy. Nello specifico siamo davanti alla Chaumière con Alessandra, la proprietaria della Chaumière. Tutto quello che è il comprensorio, quello che sono gli impianti, gli sciatori li vedete alle mie spalle. Anche noi, anch'io sono in tenuta da sci, ma soprattutto ci interessa sapere, ci piace condividere con voi quello che gli operatori, quello che ristoratori fanno sulle piste. Alessandra, raccontami un po' come sta andando. È una bella stagione, abbiamo tanta neve, quindi questa è la cosa principale, e poi tanti clienti che vengono a trovarci. Perfetto, quindi clienti sono sia clienti nuovi che clienti abituati a tornare a casa in qualche modo. In qualche modo sì, affezionati, hanno voglia di ritornare nello stesso posto, sentirsi coccolati. Molto bene, e raccontami un po', perché in questo sono curiosa io, il tuo piatto preferito? Assolutamente, zucca in carpione, sì, assolutamente, su fonduta di bleu d'ost, okay. E porcini spadellati, è il mio. È anche il mio, credo che da oggi sarà anche il mio, la zucca con i porcini sarà anche il mio piatto. Quindi benissimo, quindi la stagione sta andando, i tuoi clienti ci sono, tu sei aperta, la cosa bella è che tu sei aperta anche di sera. Certo. Esatto, perché? Perché un servizio è comunque un'esperienza diversa rispetto a coloro che frequentano durante il giorno il comprensorio, e sicuramente un'esperienza un pochino più intima, un pochino più tranquilla, che i nostri clienti amano molto. E poi la cosa bella secondo me è anche vedere in qualche modo la montagna in un'altra fascia oraria, certo, quindi con ritmi diversi, con la possibilità di salire di sera, quindi vedere illuminato, vedere il Monte Bianco, vedere il nostro comprensorio da un altro punto di vista, e poi godere di una cena d'alta quota. Assolutamente sì, con una splendida veduta su tutta la valle. Perfetto, e in questo le Funivie Monte Bianco, insieme alle Funivie Monte Bianco avete fatto questo? Assolutamente sì, perché c'è una collaborazione tra tutti i ristoratori e le Funivie Monte Bianco affinché questa apertura serale sia fruibile alla nostra clientela. Bello, bene, benissimo, allora adesso la lasciamo andare a lavorare, anche perché è mezzogiorno e mi sa che stanno già spadellando zucca e porcini. Ah, che meraviglia, io lo sento, ma soprattutto io ho anche visto un tortino di pere e cioccolato che credo che potrei abbinare alla zucca e ai porcini. Ale, grazie mille come sempre, e ci vediamo in questi giorni. Vabbè, io ti vengo a trovare senz'altro, va bene? Ciao, cara, un bacio. Aspetta, che meraviglia, e qui abbiamo anche i clienti e noi ne approfittiamo immediatamente. Dove è andata? L'ho persa. No, stanno scendendo, adesso proviamo, perché in tutto questo ho gli sci anche io, perché la cosa bella è che con tutte queste baite, con tutti i ristoratori, non è soltanto il pranzo, non è soltanto la cena, ma è anche il potersi riposare, il potersi fermare, il poter godere anche di una giornata splendida come questa con il sole, poter gustare, perché no, il tortino di pere e cioccolato con una varietà, con una scelta di tisane straordinaria, l'ho vista prima e sicuramente verrò a provarlo. E posso farvi una domanda? Siamo tutti con gli sci, siamo tutti sulla stessa barca. Come sta andando questa stagione? C'è la neve, noi ci stiamo provando, vediamo se ci riusciamo. Quindi siete prima volta a Courmayeur? No, abbiamo la casa. Ah, fantastico, quindi da Alessandra siete abituati a venire? La prima cena da loro. Ah, che meraviglia, quindi la Funivia la prendete da Via delle Volpi, esatto. Vi porta direttamente qui e poi... E poi si passeggia lungo la fiaccola che ci conduce qui. Esatto, perché... Ed è uno spettacolo, perché la cosa bella è che tutto il cammino per arrivare fino alla Chaumière è illuminata dalle fiaccole. Esatto. E quindi stasera zucca e porcini? Wow. Potrebbe essere. Buona sciata, ciao, divertitevi, grazie. Buona giornata, perfetto. E allora a questo punto il bello della diretta sugli sci è che scenderemo con molta calma, cercando di, come dire, di farvi provare anche l'ebbrezza dello sci. Scendiamo con molta calma.
Intanto vedete il comprensorio, laggiù c'è la funivia, ci sono l'ovovia che parte da Dolon, mentre la funivia parte dal centro del paese, da Via delle Volpi, e vi porta qui. Questa qui è la parte di Planchecry. Avete l'altra possibilità di salire, l'altra parte del comprensorio è quello un po' più selvaggio, un po'... dove diciamo che i boschi sono la parte predominante, la Val Venis, e si può ovviamente salire anche dall'altra parte. La cosa bella, voi sapete che Courmayeur è considerato il sunny side del Monte Bianco, e avrete modo, sicuramente conoscete già, vi è capitato sicuramente, avete già visto una foto, avete già visto quello che vi stiamo mostrando in questo momento. Siamo il sunny side del Monte Bianco perché in effetti siamo fortunati, oggi abbiamo il sole e soprattutto c'è la possibilità, abbiamo una situazione climatica davvero invidiabile, oltre a tutto quello che vedete, ragazzi. Quindi il comprensorio è aperto dalle 8:30 alle 4, dalle 8:30 di mattina alle 4:30 del pomeriggio. Gli impianti, adesso questa sciata non è proprio il massimo della situazione sportiva, vediamo se riusciamo a non ucciderci. Avete la possibilità di fare quello che volete, di usufruire, di godervi questo splendore. Adesso andiamo, Courmayeur ha due scuole di sci. Questa diretta è un po' per farvi vedere che cosa offre come prodotti e come servizi Courmayeur, e se non mi uccido, il signore con la giacca rossa a strisce bianche che sta guardando in questa direzione è Paolo, il direttore della scuola di sci Monte Bianco, che casualmente si trova qui. E che... Ciao Paolo. Allora, bene, molto bene. Spero tu non mi abbia visto scendere questa pista, perché avrei bisogno di ore e ore e giorni di lezione. E, allora, raccontaci un po', scuola di sci Monte Bianco. Scuola di sci Monte Bianco, più di 80 anni di storia, grande modernità, grande flessibilità, grande gioia, grande divertimento, grande professionalità e tanto altro ancora. Tanti maestri anche, diverse discipline? Sì, tanti maestri, attualmente siamo la scuola di sci più grande in Italia con più di 200 maestri che in giorni come questi operano tutti, dallo sci, snowboard, telemark, sci di fondo, qualsiasi cosa scivoli. Grande, qualsiasi cosa scivoli è stupenda. Ma raccontami un po', qual è, tu sei nato e cresciuto qui, quindi lo sci fa parte, la montagna, la neve fanno parte della tua vita. Qual è la cosa che ti piace di più? Qual è quella che muove il cuore in qualche modo? Beh, sicuramente la neve, perché penso che sia l'elemento naturale più bello del mondo. E poi attraverso la neve e il nostro lavoro si è partito più di 80 anni fa da un piccolo paese di montagna ad essere una grande stazione turistica, e la scuola di sci ha contribuito e ha seguito questa evoluzione ed è diventata la scuola di sci più grande in Italia e la migliore, se posso dirlo. Tanto parleremo anche dei concorrenti tra un minuto. Esatto, come è giusto che sia. Esatto, perché poi il bello è che riuscite a dare comunque a dare un servizio ad una varietà di clientela pazzesca, perché come dicevi, qualsiasi cosa che scivoli voi in qualche modo la gestite. Esatto, a tutti i tipi di clientela e soprattutto a una clientela comunque fortemente fidelizzata in una stazione come Courmayeur, che deve adattarsi e combaciare con una clientela straniera che ha sicuramente altre esigenze e un'altra visione della vacanza. Quindi la frase, cosa diresti ad un nuovo cliente, perché venire a sciare a Courmayeur? Perché è il paese più bello del mondo. Grande, io lo sapevo, è per quello che l'ho chiesto, perché in effetti è il paese più bello del mondo. E Paolo, grazie mille, io intanto ho perso un bastoncino, nessuno se ne è accorto, ma grazie, perfetto. Buona giornata. Grazie, buon lavoro. Adesso vediamo, ci avviciniamo, io dovrei togliermi gli sci, prima o poi sento che riuscirò a farlo. Ma ad esempio, scusatemi, è che il bello di queste dirette è incontrare delle amiche. Esatto, delle amiche sulle piste, che ovviamente mi raccontano. Ciao Ale, tutto bene? Sì, siamo pieni di Alessandre questo giorno, oggi. Ale, raccontami un po', lo sci.
questa bimba io la conosco. Cosa ci piace? Perché continuare a lasciare a Courmayeur, oltre al fatto che ovviamente tu ci vivi, quindi è il tuo paese, hai la tua famiglia, hai tutto quanto, ma perché lo sci? Cosa ti piace dello sci? Ah, ti dirò che anzi ho ricominciato dopo 7 anni, quindi c'è proprio la voglia di ritornare sulla neve, di stare qua. È bello il tempo, è bello incontrare gli amici sulle piste, quindi anche un modo per vivere Courmayeur diverso, non stare magari solo in paese a fare shopping, venire... che ci piace tantissimo, e adesso io qua gioco facile, ma ci piace fare shopping in paese, ci piace, ma ci piace anche venire qua, stare un po' con gli amici, passare il tempo, perché poi sciare il tempo vola, è vero. Ma break, merenda dove la facciamo? Merenda la facciamo in paese, la facciamo in paese, ma ci piace anche in paese, giustamente, perché una delle cose belle del dopo sci è scendere, andare a casa, rilassarsi un attimo, hai ancora tra il freddo, quella sensazione di freddo che hai preso sulle piste, di caldo della casa, poi andare in paese e farsi una bella merenda, cioccolata calda con la panna, fare 2 passi, lo struscio classico. Esatto, ragazzi, sembra banale, ma le cose banali diventano banali perché sono le più belle alla fine, quindi la classica vacanza di Natale. Benissimo, benissimo. Faccio una domanda: come stanno andando? Abbiamo preso qualche lezione di sci? Non ne ho bisogno, sto sciare molto bene. Ah, però ad esempio qua mi dico, sono il papà di questo. Ah, sì, io conoscevo anche il papà, ma mi sono dimenticata. Abbiate pazienza. Come va? Tutto bene? Tutto bene. Quindi stiamo sciando con i nipotini? Stiamo sciando con i nipotini. Molto bene, molto bene. La cosa bella è che appunto ci sono delle piste un po' per tutti, quindi la possibilità di sciare sia se si vuole fare una cosa un po' più impegnativa che sciare con i nipotini. Si può fare delle cose impegnative, ma si possono anche fare delle cose semplici, facili, per tutte le famiglie e per tutti i bambini. Oh, che meraviglia. Anche di 4 anni. Ah, fantastico, e ci piace. Poi i bambini di 4 anni sugli sci sono meravigliosi. Grazie mille, grazie mille, buona continuazione, buona giornata. Ciao, 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 ciao. Allora, se voi poteste vedere dietro le quinte di questa giornata, andiamo adesso, stiamo andando, e poi mi perdonerete, perché dovrò provare veramente a togliermi gli sci, stiamo andando nell'altra scuola, scuola di sci e snowboard Courmayeur, perché Courmayeur ha 2 scuole di sci, una, come diceva Paolo, quella storica, quindi 80 anni di storia, un parco maestri pazzesco, e poi abbiamo una nuova. Adesso, mentre vi facciamo vedere la sede, io proverò a sganciarmi gli sci e adesso andremo a trovare... Ah, stiamo anche guardando me che mi sgancio gli sci, perché a differenza degli altri, io sono con gli sci da sci alpinismo. Quindi hanno provato a sganciarmeli da dietro, mentre voi non vedevate nulla. E invece io li sgancio da davanti. Ah, sono stata molto più brava del previsto. E adesso andiamo, sperando che non si muovano, andiamo a cercare il presidente della scuola di sci, che arriverà, che da qualche parte arriverà. Ma noi abbiamo un sacco di genitori che mi guardano, ma anche di bambini. Posso fare 2 domande ai bambini? Me lo permettete? Mia, sento che ti chiami Mia, ho ragione? Allora raccontami un po', sai, hai appena finito, devi andare a sciare? Devo andare a sciare. Wow, e è la prima volta che fai lezione? No. Quindi sei già una sciatrice? E ti piace sciare? E il tuo maestro è bravo? Perché questo è quello che ci interessa di più. Ancora non l'ho provato. Allora Mia, ci rivediamo poi più tardi e mi dici com'è andata col maestro. Io sono certa che questo maestro sarà bravissimo e ti divertirai da paura oggi. Poi chiedo alla mamma che mi dica com'è andata, va bene? Divertiti oggi, Sì, no, va bene. Oh, e abbiamo il presidente della scuola di sci Courmayeur, Manuel. Ciao, ciao Manuel. Bene, ti bacio. Certo, tutto ciao bene. Tutti, ciao a tutti. Eccoci qua. Allora, raccontami un po' della tua scuola. Allora, la nostra scuola è una scuola sicuramente all'avanguardia per tutto quello che sono i prodotti legati ai bambini, ma non solo, anche a tutto quello che è la parte relativa a quelle che una volta si chiamavano la new school e che oggi è l'affermatissimo freeride piuttosto che quello un po' più di nicchia, il freestyle. Abbiamo 95 maestri in organico. Sono 15 anni che la scuola di sci Courmayeur esiste e
e devo dire che stiamo lavorando molto bene, e poi quest'anno c'è anche la neve, quindi siamo molto contenti. Quest'anno, infatti, come dicevo, le cose banali sono quelle che ci piacciono di più perché sono le più vere alla fine. Abbiamo la neve, una stagione partita alla stragrande, fantastico, e ci si ha ancora più voglia. Quindi siete più giovani, 15 anni, raccontami che cos'è che ti ha portato, che vi ha portati a volere non solo un'altra scuola, ma a raccontare la vostra storia. Esattamente questo, noi eravamo e siamo fortunatamente dopo 15 anni ancora un bellissimo gruppo di amici che aveva voglia di fare qualcosa di proprio, qualcosa in cui credere, tutti quanti nati e cresciuti a Courmayeur, e ci sentivamo di avere qualcosa dentro da voler raccontare, da voler dire, un modo diverso di esprimere lo sci. È ovvio che adesso poi sono passati molti anni, per cui le due realtà, le due scuole si sono avvicinate molto in quelli che sono i prodotti, quelle che sono le tendenze, però noi all'epoca avevamo veramente voglia di dire la nostra. Esatto. E quindi questo ha fatto sì che questo gruppo di 10-11 amici veramente saldo abbia preso coraggio e in una località come Courmayeur abbia fatto la scuola che ancora oggi viene chiamata la nuova scuola dopo 15 anni. Vabbè, la nuova scuola, devo dire, gli atti coraggiosi poi io sono dell'idea che vengano sempre premiati, quindi bravi, e il premio lo si vede, stanno partendo le classi, i minigruppi della i minigruppi di mezzogiorno, quindi i minigruppi di questo momento. E la mia domanda, quella che mi interessa, quindi la cosa che ti piace di più della montagna? Ma allora, sono appena tornato da fare un giro in neve fresca con un paio di amici, e devo dire che mi carica, mi dà energia, quindi questo sicuramente. Perché poi non è solo uno sport, ma uno sport del genere lo fai solo se sei mosso da passione, ovvio, lo impari all'inizio, ma poi è il cuore che ti porta a continuare a farlo. Sì, ci vuole grande passione, è vero che è uno sport molto divertente, però soprattutto quando poi diventa un lavoro, se non si ha grande passione si rischia di banalizzare il tutto e magari annoiarsi anche di quello che si fa. E renderlo magari più meccanico di quello che in realtà poi non è soltanto. Esattamente. Ok, perfetto, allora grazie al presidente della scuola di sci e snowboard Courmayeur, grazie a te, Manuel. Nicole. Ci vediamo, buon certo, lavoro. Grazie, grazie mille. Infatti appena finita la diretta io andrò a sciare. Grazie, questa è la scuola, questi sono i gruppi. Ciao Mia, guarda che ti aspetto, dopo mi racconti. E qua abbiamo un po' di bambini, un po' di mamme, un po' di genitori che ci aspettano. Io ad esempio faccio una domanda, posso? Rapida, stiamo aspettando inizio della lezione. Fine lezione. Quindi i bimbi hanno piccoli, grandi, quanti sono? 10-13, quindi grandi. Quindi grandi? È la prima volta? No, sono quindi affezionati, si stanno divertendo, sì. Felici di sciare insieme, felici di sciare con i maestri. Felicissimi. Molto bene. E adesso iniziamo a sciare con loro? Finita la lezione, con questa giornata meravigliosa finisce la pacchia per i genitori. Perché il bello della scuola di sci, qua faccio un appello ai genitori, è che i bambini si divertono enormemente, possono sciare in gruppo, possono sviluppare anche le loro caratteristiche, anche la loro parte competitiva, divertirsi, e soprattutto lasciano liberi i genitori di farsi un paio di piste e di godersi lo sci tranquillamente. Esatto. Giornata splendida, stagione fantastica, perché Courmayeur? Perché offre molte cose, posto stupendo, solo il Monte Bianco vale. Benissimo, io devo dire, sto scegliendo le domande giuste perché mi rispondono alla perfezione. Grazie mille, buona continuazione. E adesso andiamo, perché abbiamo visto le scuole di sci. L'altra parte che andiamo a vedere è tutto quello che ha a che fare con un po' come siamo partiti dalla sciomiera, adesso ci stiamo avvicinando, cercando di non ucciderci di nuovo al Super G, quindi tutto quello che è ristorazione, quello che è apreschi. Adesso con moltissima calma e sangue freddo scendiamo, io soprattutto. Qui vedete già, c'è già la pausa, d'altra parte è mezzogiorno, quindi c'è chi decide di fare un bel pranzo tranquillo, senza fretta,
per godersi, poi potete vedere, state guardando anche voi e so anche con un po' di invidia la splendida giornata che è, c'è chi invece decide di fare uno spuntino rapido perché appunto grazie a questa meravigliosa giornata uno può godere appieno di quello che Planche Crue, di quello che Courmayeur offre. Come diceva la signora di prima, ricordatevi che sciare, che la bellezza di tutto questo è davvero anche sciare ai piedi del Monte Bianco. Da questa parte, eccoci qua, vediamo se riesco a... Andrea, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Andrea, ci mettiamo di qua, giustamente. Bene, tutto bene, ti bacio bene. Anche. Ciao ragazzi. Allora, stiamo un po' raccontando Courmayeur, Planche Crue, le scuole, grazie. E il Super G. Raccontami un po' il Super G. Lo devo raccontare io? Sì. Il Super G è una bella invenzione, spero che sia bella per tutti. È uno sguardo al futuro di come si può vivere la montagna. Questa è stata la scommessa che abbiamo fatto io e Giacomo, che è il mio socio, investendo sulle piste di Courmayeur. E il Super G era una scommessa che si basava sul fatto che le persone potevano dormire in delle stanze bellissime sulle piste o comunque di livello sulle piste, mangiare una cucina diversa, più internazionale, più rivolta al futuro, perciò meno autoctona, perché gli autoctoni ormai era impossibile farlo perché erano bravissimi già loro a farlo. E l'ultima cosa è portare un po' di divertimento, perché comunque la preschi si fa in tutto il pianeta e perciò siamo andati a vedere un po' di questi apreschi in giro per il mondo, in America, in Canada e anche in Francia, e abbiamo visto che potevamo dire anche la nostra, visto che Courmayeur è un posto che lo permette, abbiamo fatto un passo in avanti e adesso penso che almeno i risultati si vedano. Io penso che anche tutte le realtà intorno al Super G abbiano poi capito qual era la nostra intenzione. Magari all'inizio tutti cercavano la tradizionalità e poi alla fine dentro la tradizione ci può essere anche l'innovazione. Infatti poi c'è stato una presa di coscienza e anche un lavoro di gruppo, perché ormai tutti hanno preso il Super G come se fosse parte del piano, no? Esatto. Nel senso, ognuno ha il suo obiettivo. Noi abbiamo l'obiettivo di far star bene le persone al 100%, di farsi un regalo. Lo dico sempre, chi viene al Super G deve farsi un regalo, non deve venire tutti i giorni. Deve venirsi a fare un regalo, per mangiare quella volta speciale, per baciarsi con la fidanzata in quella preschido dopo una giornata pazzesca, e anche per fare una serata, una notte, dormire sulle piste ed essere il primo a svegliarsi, serviti e riviriti magari dopo un massaggio, dopo un trattamento. E la cosa bellissima, ci tengo poi a sottolineare, perché invidio moltissimo ovviamente chi sceglie di fare questo tipo di vacanze, potersi veramente svegliare con gli sci ai piedi, quindi essere i primi a cavalcare le piste appena battute dai gatti, quindi il massimo. L'obiettivo mi sembra raggiunto, mi piace moltissimo quello che dici della coesistenza, quindi dell'essere parte, dell'entrare, essere parte di qualcosa e vedere che poi le cose si possono fare, quindi non il bello di Courmayeur è che diventa internazionale, non solo perché arrivano persone non solo italiane, ma proprio perché c'è una varietà di offerta e le richieste vengono esaudite. Abbiamo ti rubo la parola per dirti che diciamo che il 90% dei clienti del nostro albergo sono messicani, americani, svedesi, inglesi, tedeschi, soprattutto americani, messicani e brasiliani. E loro quando vengono qua vivono un'emozione unica, perché per loro l'Italia è godere, da quando scendono dall'aereo a quando se ne ripartono. Perciò adesso ti faccio un esempio: oggi abbiamo dietro di noi qua, abbiamo Luciano Zanoni, che è il pianista di Fiorella Mannoia. Abbiamo portato su con un elicottero questo pianoforte a coda. Wow. E questa era l'idea, era di far mangiare la gente con un intrattenimento di livello, no? Perché quando noi siamo stati in Canada, dove è nata l'idea del Super G, sulle piste succedeva di tutto, cioè, meraviglia. Perciò, e Courmayeur tutto questo se lo meritano tutte le persone che prima di noi hanno fatto la storia di questo posto, e se lo meritano anche i turisti internazionali che quando arrivano qua comunque
vogliono avere tutte le corde della chitarra, non solo un suono, e perciò noi non andiamo, sin dal primo giorno siamo andati a suonare una corda diversa, perché secondo me alcuni vogliono quella corda, cioè i nostri clienti dell'albergo in questo caso, ma come del ristorante. Quest'anno abbiamo fatto quest'outlet insieme alla langosteria e abbiamo deciso di portare le aragoste, il king crab, il pesce sulle piste, dove io sinceramente penso che sia una valida alternativa, ma non facciamo solo pesce, tutto ciò che ci circonda ha una qualità, perciò un giorno va da uno e un giorno va dall'altro, esatto. Se viene da noi mangerà questo tipo di cucina, perciò questo tipo di cucina che risponde a un'esigenza internazionale. Ma poi giustamente, come dicevi, l'esigenza internazionale fa sì che qualcuno può essere attratto da questo e poi possa scoprire allo stesso modo tutto quello che c'è intorno. Ma guarda, io lo dico sempre, tutti i clienti del Super G, la seconda sera ci dicono dove possiamo andare a mangiare per mangiare un po' diverso, e la stessa cosa vale per gli altri. Penso, esatto, che qualcuno dopo due giorni che mangia magari una polenta, uno stinco, dice domani posso mangiare, certo, il pesce, certo, perciò certo, ben venga. Beh, quello che si evince da quello che Andrea ci sta raccontando è che è mosso da grande passione, poi io lo conosco, chi viene a Courmayeur lo conosce, ed è il tuo amore per Courmayeur, per il Monte Bianco, per... assolutamente, esatto. Poi Courmayeur è Italia e Monte Bianco è anche Italia, anzi soprattutto Italia, gli stranieri vogliono venire a Courmayeur, esatto, lo sanno da quando scendono sia a Ginevra che a Milano, perciò okay, noi siamo in perfetto, grazie mille, ciao Andrea, grazie, grazie. Buona, ciao, continuazione, grazie, e continuiamo da questa parte, e facciamo due chiacchiere, ciao, buongiorno, ciao, come va? Direttore generale Cantine Ferrari. Fantastico. Buongiorno a tutti, come va? Ci mettiamo da questa parte così non siamo due ombre ma siamo baciati dal sole. Ottimo, direi. Come sta andando? Ma sta andando bene, c'è tanta neve. Dopo tre anni di scarsità se ne è venuta anche troppa, però devo dire... Meglio troppa che poca. Molto bene, diciamo che il panorama, il landscape è fantastico, e essere con Courmayeur per noi è chiaramente un sinonimo di avere, di accompagnare le più prestigiose località di montagna dell'arco alpino. Da sempre Ferrari è riconosciuta come l'ambasciatore dell'arte di vivere italiana e la bollicina di eccellenza italiana, e il binomio con Courmayeur per noi è fantastico. Bello. Perché Courmayeur rappresenta chiaramente tutto quello, le sfaccettature dello stile italiano, dallo shopping, da saper vivere, dall'eleganza, dal divertimento, dallo sport. Essere qua in questa località, essere anche a Super G, accompagnare Super G per ormai da qualche anno, per noi è una grande soddisfazione. E allora adesso faccio una domanda un po' più personale. Siamo sciatori? Siamo sciatori, ma facciamo anche mille altre attività a Courmayeur, perché Courmayeur dà tante possibilità. Io sono un tennista. Ah, fantastico, quindi abbiamo anche quella possibilità. Quindi a Courmayeur devo dire che si presta per tantissime attività, che non solo lo sci. Benissimo. E questo devo dire che è un vantaggio. Mm-hmm. Benissimo, grazie mille, allora buona giornata, buona continuazione. E ritorniamo su, partendo da qua, cercando con uno scatto ovviamente quasi felino. E ritorniamo sulle piste, ritorniamo dove la gente attacca gli sci agli scarponi, e vediamo un po' di maestri di sci. Vedete, come vi dicevo, un panino veloce perché poi si riprende a sciare. Qui abbiamo una maestra che giustamente si riposa e ovviamente pausa rapidissima, buonissima. Come sta andando la stagione? Molto bene, la neve è arrivata, quindi siamo molto contenti. Quindi, adesso c'è anche il sole, quindi è una figata. Quindi adesso ci riposiamo un attimo. Panino e riprendi a fare lezione. Benissimo, buona continuazione, grazie, ciao. E adesso ritorniamo. Bellissimo, perché c'è qualcuno che non mi guarda neanche per la paura che io faccia chissà quale domanda. Quello che avete sentito sicuramente è una grande passione. Quando c'è passione c'è voglia di raccontare quello che si ama a più persone possibili. Quindi qua i bimbi ci guardano perché vorrebbero anche loro raccontare quanto amano essere qui. Il sole lo vedete. E andiamo
andiamo a vedere, vediamo chi riesco. Qua abbiamo appunto maestri con i bimbi, sciatori singoli. E ad esempio, posso farvi una domanda rapidissima? Faccio la domanda rapidissima. Com'è questa giornata? Bellissima. Certo, io di nuovo faccio domande molto semplici. Courmayeur, qua immagino habitué, anzi quasi autoctoni da di Courmayeur. Ecco appunto. E perché Courmayeur? Comoda, noi siamo di Genova, è comoda per arrivare, è bella. È bella. L'unico difetto è che è un po' cara, ma vabbè. Vabbè, ma quello, vabbè, d'altra parte, no, d'altra parte, da Genova. Ci sta, si doveva dire. È giusto anche difendere e ricordare le proprie radici. Però è bello, ci si sente a casa, il bello di... Siamo a casa, 2 ore e mezza di macchina, arriviamo. Che meraviglia, oramai conoscete tutto, quindi tutto. Dalle scuole di sci che avremo sicuramente frequentato e che frequenteremo ancora, ai ristoratori, a tutto quello che c'è, ci si sente a casa. Metà quando si... Abbiamo fidanzata noi ormai. Meraviglioso, fantastico, allora grazie, grazie mille, buona sciata, ciao. E allora... Continuiamo. Ad esempio, posso fare una domanda? Ah, beh, così bella, non posso fare una domanda. Anche. Allora, com'è la giornata di oggi? Beh, direi stupenda, perché è uscito un bellissimo sole, quindi ha nevicato parecchio ieri. Ok, siamo saliti presto stamattina? No, stamattina con calma. Siamo presa comoda. Quindi colazione l'abbiamo fatta in paese, a casa, o colazione ci siamo in fatti in albergo? Molto in bene. Albergo, quindi sì. È la prima volta a Courmayeur? No, veniamo già da un po' di anni, sì. E cos'è che si fa? Sci, snowboard. Sì. Neve fresca oggi? Beh, sì, direi che è l'ideale, condizione ideale per... Perfetto, perché con tutta questa neve fresca anche prendere, io consiglio sempre 2 ore di maestro e andarsi a fare tutte le cose che magari da soli non si riesce, non si conosce più di tanto, è una figata. Il bello dei servizi è proprio la possibilità di conoscere oltre quello che riusciamo a vedere. Quindi qua però vedo solo uno snowboardista, però la cosa bella è un sole fantastico e potersi rilassare, prendere il sole, sì. Mangiare. No, oggi c'era giornata relax per me, però comunque faccio anch'io snowboard, facciamo insieme, sì. Perfetto. Benissimo, ragazzi, grazie mille, buona grazie continuazione. Voi, ciao. E continuiamo. Qua abbiamo qualche maestro di sci, ma li vedo abbastanza impegnati e andiamo a vedere i bambini. Allora, cercando di non farci travolgere da quelli che stanno scendendo. E proviamo a vedere se riusciamo a fermare qualcuno. La fermo un attimo? No, questa idea del fermare qualcuno non la trovo brillantissima. D'altra parte ci sta anche, tra tante idee brillanti, qualcosa che non mi riesce. Allora, questo signore con la maschera che sta guardando la pista perché starà aspettando qualcuno, probabilmente. Grande, grazie mille, si toglie anche la maschera e ci mettiamo leggermente più in qua, così siamo sotto il sole. Stiamo aspettando? No, sto aspettando che parta mia figlia con la lezione. Ah, molto bene, qui lezione individuale, lezione di gruppo? No, collettiva, la cosa più bella, si divertono. Esatto. E intanto i genitori, come diceva prima una mamma, sono liberi di andarsi a fare 2 piste da soli. Sì, esatto. Cos'è che ci piace di più di Courmayeur? Ma tutto, specialmente l'ambiente. Benissimo, sia quello montano che di paese. Quello montano soprattutto. Ok, Monte Bianco d'altra parte, sciare qua su. Brunner è la cosa più bella. Che bello, quindi abbiamo fatto anche un giro a Skyway o siamo andati a sciare proprio? Skyway l'avrò fatta 30 volte. Grande. E abbiamo fatto anche un po' di free ride. Sempre. Bravi. Sono qua per mia figlia. Esatto, se no sarebbe su appunto il Brunner. Esatto. Molto bene. E mi raccomando, questo ci tengo a dirlo, sempre in sicurezza, ma chi lo fa lo sa. Quindi non... Sempre con la guida. Bravissimo. E allora, buona continuazione, buon appunto il Brunner ancora. Grazie. Allora, però così siamo... Posso fare una domanda? Prego. Ah, gentilissimo. Allora, vediamo, prima abbiamo uno snowboardista, un po' di sci. Cosa ci... Perché Courmayeur? Perché vengo da sempre, per cui mi piace Courmayeur,
ed è bello. Quindi ci si sente un po' a casa. Esattamente. Esattamente. Sì, 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 sì. E anche, è bello anche andare a sciare dove si conoscono le piste, dove si sa che cosa si può trovare. È anche una cosa... Sì, quello indubbiamente, però anche perché proprio non è tanto una questione di abitudine, anche perché proprio a Courmayeur secondo me ci sono delle piste che sono adatte un po' a tutti, ecco. E poi il bello di poter sciare da una parte col sole la mattina e andare dall'altra. Poi... Sì, io preferisco poi sempre sciare dove c'è l'ombra, dove c'è meno gente. Esatto, stavo per dirlo. E quindi la Val Venis è fantastica, bisogna andare quella un po' più selvaggia, un po' più brulla, mi piace definirla, e bisogna andare la mattina. Sì, esatto. Buona sciata, grazie. Allora, buona continuazione, grazie mille. Benissimo, e allora direi che un po' di planche curie l'abbiamo vista, un po' di persone le abbiamo incontrate, finisce questa diretta, bellissima diretta, io adesso rimetto gli sci e vado a sciare, quindi ci vediamo il 30 alle 6 di sera per la diretta prima di Capodanno. Questa volta saremo di nuovo in paese, non più sulle piste, ovviamente sono le 6 di sera, e io... Giusto perché non l'ho detto all'inizio, sono Nicole, questa diretta è per I'm on Blanc TV e ci vediamo il 30. Ciao!